Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi questo video lo voglio intitolare Profumi e donne, tu che tipo sei? Oggi pomeriggio, mentre che ero al lavoro, mi è venuta questa idea di creare questo video. Ho voluto fare tre categorie per tre tipologie di donne e in queste tre categorie, tra tutti quelli che sono i miei profumi che ho, visto che io quando mi piace un profumo lo compro, ho delle fragranze che sono più orientate, più vicine a una pelle femminile, mi è venuta proprio l'idea di fare questo omaggio al pubblico femminile che mi segue, a tutte le ragazze e a tutte le signore. Ho fatto queste tre categorie, la prima è la categoria della donna romantica, giocosa e sognatrice, la seconda è la categoria della donna viaggiatrice, dinamica e moderna, la terza è indipendente, sensuale, femme fatale. E in queste tre categorie ho voluto mettere tre profumi, uno per il giorno, uno per il pomeriggio per l'aperitivo e uno per la sera, che andassero un po' a rifarsi a queste tre tipologie. Quindi ho qui praticamente 9 profumi. E parto con la categoria romantica, giocosa e sognatrice. In questa categoria ho voluto inserire dei profumi che vertono su degli odori floreali, fruttati, talcati, delle fragranze che comunque vanno a richiamare questa parte romantica, questa parte giocosa, questa parte sognatrice. Partiamo con il profumo che ho pensato per la mattina. Per la mattina ho pensato a questo profumo di Gandini che si chiama Rosa Rose. Questo è un formato da 100 ml. Lo si trova da Acqua e Sapone, lo si trova da Tigotà, lo si trova anche in alcuni supermercati che sono abbastanza forniti. È un profumo low cost perché costa dagli 8,90 che è il prezzo che l'ho pagato io, 8,90 fino a un 12-13,90 ed è un profumo che secondo me si sposa bene con l'idea di donna romantica. È un profumo sicuramente adatto per la giornata, proprio per iniziare la giornata. E ha questa apertura di lici e bergamotto che si sentono tanto, quindi questo lici che va a richiamare quella parte fruttata e questo bergamotto che ha quella parte un pochino più luminosa, un pochino più briosa. Poi ha questo cuore floreale dove si sente tantissimo la nota della rosa che è la protagonista, con questo sottofondo di fresia, magnolia e mughetto. Profumo molto arioso, molto fresco e che anche sa di pulito, e poi c'è questo fondo legnoso e muschiato che dà proprio ulteriormente questo senso di avvolgenza e questo senso anche di pulito, questa nota di muschio. Lo trovo un profumo molto sofisticato, molto elegante, che va proprio a richiamare questa categoria di donna sognatrice, di donna romantica, ma allo stesso tempo anche giocosa. Perché è quella fragranza, secondo me, questa che va a stuzzicare, però è quel stuzzicare in maniera non maliziosa, ecco, e mi piace tanto. Ha una persistenza dignitosissima questo profumo, per essere un profumo low cost, però non è un profumo particolarmente intenso, non è uno di quei profumi che lasciano la scia o che hanno una proiezione pazzesca, almeno per quello che è la mia pelle, per averlo indossato, per potervene parlare. Io questo spesso lo utilizzo in layering con delle altre fragranze per dargli quella parte, per addolcire delle altre fragranze, per andare a compensare con questa parte di rosa, con questa parte dolciastra fruttata che ha qua dentro questo profumo, altre fragranze. Però l'ho utilizzato anche da solo e ha una buona persistenza, dignitosa. E sui vestiti lo si sente anche il giorno dopo. Quindi magari una persona, una donna che va al lavoro con la sua camicetta o con la sua magliettina, il suo polo, avendola addosso, il profumo rimane sulle fibre e si sente comunque per tutta la giornata ed è un profumo veramente, veramente molto piacevole. Non so a quale fragranza si vada ad ispirare questo profumo, non assomiglia tipo al profumo Narciso Rodriguez Forer, non assomiglia al profumo di Chloé. Non lo so se si rifà qualche profumo magari anche di nicchia che io non conosco, però è una fragranza veramente molto sofisticata, molto femminile. La troverei anche adattissima
per una sposa questa fragranza, perché ha proprio quella delicatezza che ti dà proprio l'idea di donna vestita di chiaro, in qualche modo, quindi identificabile con l'idea della sposa. E lo trovo adattissimo per una ragazza, per una signora che lavora anche in un ufficio, perché è comunque un profumo che si fa sentire, ma non è un profumo prepotente, è un profumo molto discreto, secondo me è molto, come dire, che catalizza su di sé l'attenzione, però è quel catalizzare l'attenzione proprio per questa parte sofisticata che ha questa fragranza, molto 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 piacevole. Questo è Rosa Rose di Gandini. Poi, seconda proposta per il pomeriggio, un pomeriggio con le amiche o un aperitivo, è una fragranza un pochino più giocosa, un pochino più sbarazzina, che è il profumo di Acquolina, che si chiama Sweet Me. Questo profumo l'avevo preso l'anno scorso e l'avevo acquistato principalmente, come avevo fatto un video, per la forma della boccetta, perché ricorda proprio un sacchettino di caramelle e ha proprio questa parte molto fruttata, molto accentuata. Si apre con la nota del lampone, tangerino, pesca, che sono le note che lo caratterizzano. Si sente tantissimo la pesca e si sente tantissimo il lampone, quindi questa parte dolce, zuccherina, fruttata. Nel cuore troviamo ribes, tuberosa, magnolia e fiori d'arancio, e si sente questo sottofondo floreale, si sente questa nota tuberosa che gli dà, secondo me, quella parte giocosa, quella parte stuzzicante, in qualche modo, passatemi questo termine. E poi c'è questo fondo molto dolce, c'è questa nota di pralina, c'è questa nota di fava tonka, di vaniglia e di muschio, un profumo insomma con questo fondo molto avvolgente, molto dolce, è un profumo che ha una buonissima durata, un profumo che lascia una scia. Lo trovo adatto per appunto sia per una ragazza giovane ma anche per una signora piacevole che ama comunque delle fragranze dolci. Questa la trovo proprio molto sbarazzina, molto giocosa, ecco, e la trovavo molto adatta per questa categoria, perché comunque ha nella sua semplicità questa fragranza, ha quella dose secondo me di sensualità, ma è quella sensualità innocente, un po' come il profumo che vi ho fatto vedere prima di Gandini. Non sono quelle fragranze maliziose, che vanno comunque a rifarsi a quella parte di romanticismo, di donna sognatrice, di donna giocosa, ecco, in qualche modo. E mi piace molto. E questo io lo spruzzo negli armadi, o comunque l'avevo preso principalmente per la forma della boccetta da tenere come profumo da collezionare, appunto per la forma che ha, ed è una fragranza molto femminile, come vi dicevo a suo tempo. E questo è Sweet Me di Acquolina, un profumo low cost. Questo qua, fate conto che è un 100 ml, mi sembra che l'avevo pagato sui 20 euro, quindi ci sta come prezzo, ed è piacevole, piacevole sbarazzino. Mentre invece per la sera, per la donna romantica, sognatrice, giocosa, questo profumo che ho trovato al mercatino dell'usato, che è Le Parfum Royal di Elisab. Questo profumo l'ho pagato, fate conto, 3 euro, è un 30 ml, mi sembra. C'è scritto qua sotto, ma è sbiadito. Sì, è un 30 ml, era già usato, ovviamente. L'ho preso appunto al mercatino dell'usato, che si chiama La Pulce, per chi è delle mie zone in provincia di Varese, a Coquio, questo profumo. È stato lanciato sul mercato nel 2019, è un cipro floreale, ed è stato creato dal naso di Maya Leveneau, e lo trovo adattissimo questo per la sera. È un profumo che ha una buona durata, un profumo che si fa sentire, però lo trovo comunque un profumo che ha una morbidezza e una sofisticatezza che me lo fa rientrare nella categoria donna romantica. È molto molto piacevole, ha questa apertura dove si sente questa nota di mandarino, che è una nota dolcissima. Qui il mandarino non lo sento nella parte scorza, parte foglia, ma lo sento proprio parte polpa dolce, molto dolce, succoso. Poi ha questo cuore con questa nota di rosa turca e rosa bulgara, che sono le protagoniste, che gli danno proprio quel sentore cipriato, quel sentore cremoso, quel sentore pulito. E poi ha questo fondo dove troviamo il patchouli, l'ambra, il sandalo e la vaniglia, ed è questo fondo insomma corposo. Il patchouli lo sento nella sua parte più erbacea e più dolciastra, questo
sandalo si va a legare a questa cremosità delle note delle rosa del cuore, quindi dà ulteriore cremosità e avvolgenza. L'ambra e la vaniglia danno questa dolcezza e questa profondità. Buonissimo questo profumo, sofisticato, proprio una donna vestita elegante, con un trucco non troppo pesante, esagerato, una donna che comunque nella sua semplicità colpisce entrando in un ristorante, entrando insomma ad una festa, ad un evento, ecco. Ed è un profumo che appunto mi dà un senso di semplicità, però è quella semplicità che hai voglia di scoprire. Ed è veramente un profumo molto elegante, molto fine. Io questo qua l'ho utilizzato, l'ho spruzzato sulla mia persona per vedere com'era, una dignitosissima persistenza, l'ho utilizzato di giorno. Lo trovo una fragranza femminile, fatto molto bene, carinissima anche la boccetta per quello che l'ho pagato, ragazzi. Ci sta da tenere nella mia piccola collezione di profumi. E questo è Le Parfum Royal di Hailey Saab. E la prima categoria è finita. La seconda categoria è la categoria che ho scelto di donna viaggiatrice, donna dinamica, donna moderna. In questa categoria, visto che c'è comunque una sorta di dinamismo, frenesia, ho voluto mettere delle fragranze che in qualche modo, secondo me, per la mia percezione, sono anche delle fragranze androgine, delle fragranze legnose, delle fragranze aromatiche, che vanno in qualche modo a dare quella sferzata di vitalità, di energia, insomma, di essere sempre in movimento. Partiamo con un'acqua per il corpo. Ho pensato a quest'acqua per il corpo che è Island Water di Nani, che è un rifacimento, diciamo, una sorta di imitazione del profumo light blue, quindi che si va a rifare benissimo quel profumo lì per iniziare la giornata proprio con questa carica di brio, di freschezza, di vitalità. Questo profumo secondo me ci sta perché ha quella parte agrumata, ha quella parte fiorita e ha quella parte legnosa e ambrata nel fondo che va insomma a rifarsi in toto a questa categoria, quindi la vedo proprio una fragranza frizzante, briosa, elegante, energica. E mi piace, questo profumo è fatto molto bene, è un'acqua per il corpo, ha una persistenza da acqua per il corpo, ma me la immagino proprio per una donna che magari vuole uscire la mattina a fare una camminata, andare magari a fare anche una piccola gita fuori porta e vuole qualcosa di non troppo impegnativo, qualcosa che comunque ti dà un senso di sì, ho addosso qualcosa, però non è un profumo troppo opprimente, troppo pesante, che va a darmi proprio quel senso di leggerezza che è quello che voglio per fare quello che devo fare. E questo profumo secondo me ci sta tutto e ci sta anche per chi ha il profumo ovviamente light blue di Dolce Gabbana che secondo me io non l'ho mai avuto quel profumo però ho delle mie conoscenze che hanno questo profumo e mi dicono che non è un profumo particolarmente duraturo a livelli insomma astronomici, insomma, è un profumo normale, di durata normale, ecco. E quindi secondo me ci sta, ecco, non è un profumo particolarmente presente, particolarmente potente, che va proprio a dire inizio la giornata, molto dinamica, molto di corsa, fresca, vado e non voglio niente di troppo impegnativo. Ecco, non mi veniva la parola impegnativo. E questa è Island Water di Nani. Secondo profumo, una fragranza per il pomeriggio, l'aperitivo, è questa fragranza di Zara. Le ultime due sono due profumazioni di Zara. Questo è l'Universal Rudeness di Frank Volkel, questa fragranza che è stata lanciata sul mercato, mi sembra, nel 2019-2020. È una fragranza che io trovo portabile sia da un uomo che da una donna e che la trovo adattissima per la donna di questa categoria. È una fragranza che si apre con la nota del pepe, ha nel cuore il mughetto e ha nel fondo il vetiver. È una fragranza eccezionale per quanto mi riguarda, mi piace tantissimo, su di me ha una buona durata, non è particolarmente intenso, ma ti accompagna per tutta la giornata questo profumo. Questa parte pepata si sente tantissimo ed è quella che proprio caratterizza questo profumo assieme alla nota del vetiver. Il vetiver qui lo sento nella sua parte più terrosa, più legnosa,
più incisiva e si lega benissimo a questa nota di pepe. Il mughetto gli dà quella parte più dolce, quella parte più ariosa, quella parte più fresca. E lo trovo assolutamente una fragranza unisex questa, molto molto androgina. E mi piace tantissimo questa nota di pepe così speziata e anche, passatemi il termine, quasi balsamica, lo caratterizza benissimo questo profumo e gli dà proprio quella dose di freschezza, quella dose anche di avvolgenza. E poi c'è questo vetiver che è buonissimo, molto 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 elegante e anche qui è una fragranza proprio molto dinamica, molto moderna, molto attuale, la trovo questa profumazione. Che si sposa benissimo con questa categoria di donna che ho pensato. Ed è veramente, veramente molto piacevole questo profumo. Se vi capita di trovarlo, è il VDS 002 di Frank Volkel. Io l'avevo preso in sconto, l'avevo pagato sui, ce l'ho qua la scatola, l'avevo pagato, fate conto che costava 15,95 euro, l'avevo pagato 12,95 euro perché c'era lo sconto e costava a prezzo pieno appunto 15,95 euro ed è un profumo veramente eccezionale per quanto mi riguarda, molto molto sofisticato e soprattutto molto attuale come odore. È proprio quella profumazione che è molto semplice, sofisticata. Molto, ripeto, attuale, e che ti dà proprio questo senso di questa freschezza, di questa vitalità, di questo dinamismo, di questo profumo di dire tutta la giornata in movimento, tutta la giornata di corsa, io sono lì, sono sulla tua pelle, non sono troppo presente, non ti opprimo troppo, però ci sono. Ed è veramente qualcosa di eccezionale. Questo è il VDS di Zara 002. L'ultimo profumo, che è sempre un profumo di Zara, è una scoperta recente, anche questo è un profumo che io catalogo come fragranza unisex, è il profumo Ebony Wood. Ebony Wood è qualcosa di stratosferico, ha questa parte di legno di ebano che gli dà proprio questo sentore legnoso, questo legno corposo, legno pregiato, questa nota di chiodi di garofano che è quella che secondo me caratterizza questo profumo, che è una nota molto semplice ma allo stesso tempo molto complessa per le sue sfaccettature, che va a richiamare per quello che è il mio naso qualcosa di fruttato, qualcosa di polveroso, tipo come vi dicevo l'altra volta, una marena avvolta da uno zucchero a velo, qualcosa di molto freddo però allo stesso tempo che ha questo aroma speziato. È molto particolare questa nota e poi ha questo pepe rosa che dà proprio quella freschezza, quell'ariosità e questa è la proposta per la sera. È un profumo da scia, un profumo da sciarpa, un profumo molto avvolgente, molto presente. Lo trovo adattissimo per la donna di questa categoria, proprio la donna con il suo chiodo di pelle, il suo jeans, il suo tacco, un trucco essenziale, i capelli raccolti e questo profumo che lascia la scia. E lo vedo anche bene comunque su un uomo, perché secondo me è una fragranza che si sposa benissimo sia con l'uomo che con la donna. Ed è qualcosa di eccezionale questo Ebony Wood per quanto riguarda proprio le prestazioni, ma anche l'odore. Come vi dicevo l'altra volta, sembra una fragranza molto più costosa di quella che in realtà è. Perché appunto vediamo Zara, sappiamo il prezzo, ma se non sapessimo queste informazioni, secondo me potremmo quasi dire è un profumo più di nicchia, più di valore, ecco. Ed è qualcosa di eccezionale e sono contento di averlo scoperto. Questo me l'avevate segnalato voi. Ed era proprio azzeccatissimo proprio per questa categoria perché lo vedo una fragranza molto dinamica ma soprattutto molto molto attuale perché è molto particolare e questa particolarità la riconduco alla modernità, a questo periodo attuale, ecco, di queste fragranze semplici però allo stesso tempo profonde, ecco. E mi piace, questa è Ebony Wood di Zara. E questa era la seconda categoria, quindi viaggiatrice, dinamica e moderna. L'ultima categoria è la donna indipendente, sensuale, femme fatale. Qui ho tre profumi, anche questi profumi molto super accessibili. Primo profumo l'ho trovato al mercatino dell'usato, è questo profumo che è un profumo di ispirazione. Per mia pigrizia non ho guardato come si pronuncia, ma secondo me si legge Kogan, però potrebbe anche essere Chogan, non lo so, io lo pronuncerò Kogan.
Questo profumo è il numero 25 e si rifà al profumo di Narciso Rodriguez, il Foreur, nella versione Eau de Toilette, quello nella boccia nera. Io l'ho preso sempre al mercatino La Pulce e l'ho pagato 5 euro questo profumo, era praticamente nuovo. Ho visto su internet, questo è un formato da 100 ml, che questo formato costa sui 22-23 euro. È un profumo veramente eccellente, nel senso che è veramente molto duraturo. Non so perché la persona che l'ha portato al mercatino dell'usato, non me lo spiego, si vede che non gli piaceva la fragranza. A questo punto magari è stato un regalo non apprezzato, perché come fragranza assomiglia tantissimo all'originale. Mia mamma ha l'originale di Narciso Rodriguez, gliel'avevo regalato io. E questo profumo è praticamente veramente molto molto simile. Secondo me la differenza la può capire o un naso veramente allenato, un naso molto esperto, o un amante sfegatato del Narciso Rodriguez Forer. Io che sentendolo su mia mamma, sentendo questo, li trovo praticamente identici. Molto molto in linea con l'originale. Questo profumo l'ho pensato per il giorno, proprio per iniziare la giornata con il botto, proprio per dare quel senso di donna che sa quello che vuole, donna che lascia questa scia profumata, donna che va per la sua strada, che lascia proprio appunto questa scia che crea interesse, che dà questo senso di sensualità. Questo profumo della Kogan si apre con la nota di rosa bulgara e gardenia, nel cuore troviamo il muschio, nel fondo il legno di cedro e il vetiver. Io appena ho sentito questo profumo in negozio, perché l'avevo sentito dal tappo, gli ho chiesto posso sentirlo, me l'hanno fatto sentire, sentivo una nota di osmanto, che è quella nota che caratterizza l'altro profumo di Narciso Rodriguez, che è proprio l'originale, la versione Forever originale nella boccia nera. Qua dentro non c'è. Ho visto che nelle tante sfaccettature della rosa bulgara c'è anche quella parte che va a virare a questa accezione fruttata, anche perché lo smanto si riconduce, insomma, a questo odore non fiorito ma fruttato, da quello che ho potuto leggere, e quindi lo riconduco a questa nota di rosa bulgara, questa parte che a me dà l'idea di osmanto. Per quanto riguarda altre note differenti, nel profumo originale di Narciso c'è anche il bergamotto, che qui non c'è. L'ambra e il patchouli. Per quanto riguarda la parte del patchouli, che gli dà quella parte di terrosità a questa fragranza, perché si sente, però non è quella terrosità secca tipica di alcune profumazioni al patchouli. Lo sento nella sua parte più dolciastra, ma comunque terrosa. Riconduco questo sentore, questo accordo al vetiver. E poi c'è quella parte di muschio in questo profumo che secondo me va a compensare l'ambra dell'altra fragranza. Non lo so, questa è una mia idea. Non so se poi ci siano delle altre note non dichiarate in questo, però è molto veramente simile. È un profumo che ha una durata veramente molto, molto alta. Dura veramente tutto il giorno sulla pelle questo profumo, ovviamente perde di intensità col passare delle ore, sui vestiti dura anche 2 o 3 giorni, perché io l'ho utilizzato anche tipo dopo la doccia con i vestiti da casa per vedere com'era, e tipo il giorno dopo che riprendo la maglietta che uso da casa si sente ancora, il giorno dopo ancora si sentiva ancora, e quindi fatto molto bene, e penso proprio che appunto una persona che abbia un naso molto allenato, comunque un amante sfegatato del Foreur, possa accorgersi se ci sia qualche differenza. Io lo sento molto simile ed è la proposta proprio per la giornata, per partire la giornata come vi dicevo con il botto, e questo è il profumo Kogan, il numero 25, che si rifà al Narciso Rodriguez Foreur versione boccia nera, che è l'eau de toilette. Seconda proposta per il pomeriggio, per l'aperitivo, è un profumo di Monotem, che è il profumo Almond. Questo profumo era uscito l'anno scorso. È un profumo, secondo me, super sensuale. Questo profumo è una fragranza iper femminile. Io l'avevo acquistato l'anno scorso a scatola chiusa. Volevo qualcosa proprio di mandorla, che sapesse di mandorla, che mi
desse le stesse vibe del profumo mandorla di l'erbolario, insomma il compianto mandorla di l'erbolario. Io invece questo l'ho sentito fin da subito, molto simile, molto identico al profumo di Christian Dior, il Pourpoison. Mia mamma ce l'aveva, avevo fatto anche un video insieme di questi due profumi e ha proprio quella parte, in apertura troviamo la mandorla e i fiori e quella parte floreale io la identifico con la gardenia, con la magnolia, quella parte di fiore che in questa declinati in questa profumazione li sento molto freddi, quasi metallici, molto freddi, metallici, austeri e mi dà proprio l'idea di femme fatale, di donna che sa quello che vuole, che sa il fatto suo, che va dritta per la sua strada, molto indipendente questo profumo, quindi io non riesco a metterlo, lo spruzzo nell'armadio perché comunque sulle fibre se prendo un capo dall'armadio che ha su questo profumo mi piace ritrovarlo, quasi come se una ragazza, una donna ti dà un abbraccio e ti rimane il suo profumo addosso, quindi è bello ritrovarselo addosso, però proprio da avere sulla pelle questo profumo non mi piace, mi mette un pochino a disagio proprio per questo alto tasso di femminilità che ha questa fragranza. La trovo una fragranza appunto così molto molto da donna appunto che sa chi è, sa cosa vuole, sa dove andare. Nel cuore troviamo questa nota di crema di mandorla e nel fondo vaniglia. E questa nota di crema di mandorla anche qui mi dà quel senso quasi anche liquoroso in qualche modo. Ed è una fragranza molto corposa, molto densa, di tutti i profumi monotem è un profumo molto duraturo, dura veramente tante ore, questo sulla pelle, sui vestiti dura per giorni ed è veramente un profumo fatto bene. Questo qua l'avevo pagato sui, non mi ricordo, forse comunque meno di 20 euro costano dalle mie parti questi profumi, 15,90 euro, 14,90 euro, li vale veramente tutte, tutti. Per chi vuole un profumo che si rifà al Pourpoison di Christian Dior, che ha comunque un suo prezzo, questo è dignitosissimo, e incarna proprio quell'idea di femminilità, quell'idea di donna, mi ripeto, che sa quello che vuole, che sa dove andare, sicura di sé, con un bel tacco, con un bel vestito, che segna nei punti giusti, con un bel trucco. E appunto che va dritta per la sua strada. E questo è Almond di Monotem. L'ultima proposta per la sera è questo profumo che si chiama Papaver della marchio Creation Lavis, questo marchio spagnolo. E questa è una fragranza che si rifà a Opium di Yves Saint Laurent. La prima versione è quella del 1977. È un profumo super buono, super corposo. Diciamo che questi profumi sono nati ai tempi, come anche l'aromatica Elixir della Clinique, come profumi iperfemminili, tipo da donna con la pelliccia. Nel corso degli anni sono cambiati, sono profumi che sono diventati anche portabili da uomini, ecco. Questo profumo qua, che si rifà quel profumo di, appunto, di Yves Saint Laurent, ha questa parte animalica, questa parte fumosa, questa parte fiorita, speziata, fa parte della categoria del gruppo ambrato speziato, è un profumo molto corposo, io ci sento tantissimo questa nota animalica ricreata molto bene, questo castoreo molto creato molto bene questa parte speziata di pepe, di chiodi di garofano anche qui, molto molto corposa, questa parte di dolcezza, un profumo molto avvolgente, profumo molto molto sensuale e questo lo vedo proprio per la sera, per la notte, anche questo è un profumo che ha una buonissima durata, lascia una buonissima scia, è un profumo veramente corposo e anche qui lo vedo per adatto, soprattutto anche chi ha l'opium originale, proprio anche qui per una donna, una panterona che sa, insomma, femme fatale, donna fatale, che sa anche lì, insomma, qual è la sua preda e va dritta alla meta, ecco. Avete capito, insomma, quello che voglio dire. Ed è veramente un profumo molto pieno di fascino, veramente catalizzante, anche questo è molto molto caratteristico e poi ha quel qualcosa in più perché ha questo richiamo al retro, al vintage, questa parte anche animalica che ti dà proprio quel senso di pelle contro pelle, ecco, in qualche modo. Ed è veramente una fragranza molto profonda e molto sensuale. E questo è Papaver di Creation Lamis per la
proposta per la sera, insomma, nella categoria donna indipendente, sensuale e femme fatale. Io, ragazzi, ho detto tutto su questa mia idea che mi è balenata oggi pomeriggio, spero che vi sia piaciuta. Oggi questa prima parte l'ho voluta dedicare proprio al pubblico femminile che mi segue perché insomma mi dimostrate sempre il vostro affetto e la vostra vicinanza. Lo farò magari più avanti anche per noi uomini, ecco, tre categorie con rispettivi profumi. È un'idea che mi è venuta in mente così. Fatemi sapere se è un'idea che vi è piaciuta. Fatemi sapere soprattutto in quale delle tre categorie. Vi ritrovate nella categoria 1, romantica, sognatrice, giocosa, nella categoria 2, viaggiatrice, dinamica, moderna, nella categoria 3, indipendente, sensuale, femme fatale, oppure anche più di una, o tutte e tre. Io ragazzi vi ringrazio come sempre, grazie per l'affetto che mi dimostrate, per i commenti, vi lascio il link per potermi seguire su Instagram, se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale, io vi mando un grosso abbraccio e noi ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti!